Ciao ragazzi, benvenuti su provacellulari.it. Quest'oggi abbiamo il piacere di presentarvi il nuovo Huawei Ascend P6. Questo è l'unboxing, davvero originale, la scatola molto molto elegante. Questa è la scatola, andiamo ad estrarre. E abbiamo il telefono, poi lo vedremo. Abbiamo al suo interno questo blocchettino che nasconde al suo interno davvero cose molto interessanti, oltre a una carta per la garanzia, a una guida informativa e guida rapida, abbiamo però anche una cover trasparente da mettere posteriormente al telefono, davvero un buon regalo da parte di Huawei. In genere non le troviamo. Poi abbiamo qui le auricolari, direi classici, non in-ear, comunque dalla buona fattura, sempre Huawei. E poi qui abbiamo, eccoci, abbiamo, ecco, allora il caricatore compatto. Sempre Huawei e il cavo USB mini USB. Questa è la confezione, direi comunque una confezione abbastanza buona anche per la presenza della cover di protezione. Bene, allora parliamo del telefono. Il telefono ha uno schermo da 4,7 pollici, 1280x720, quindi una risoluzione in HD. Poi abbiamo un'unità di pixel, quindi di 313 ppi, e abbiamo una dimensione di 132,6, di 65,6 e di 6,2 mm di spessore e 120 grammi di peso del telefono con batteria integrata da 2000 mAh. Poi abbiamo un quad-core come processore da 1,5 GHz e una RAM da addirittura 2 giga, una ROM da 8 giga e una fotocamera con flash LED da 8 megapixel che registra anche video in Full HD. Bene, direi che possiamo andare anche a vedere il telefono. Sopra abbiamo un microfono per sorpressione di Fuxi con l'ingresso per il cavo USB e quindi anche per la ricarica, per il collegamento su internet, eccetera. Poi abbiamo qui vabbè, i vari sensori di prossimità, di luminosità, la griglia auricolare e la cam frontale, e vabbè, lo schermo. Poi sul lato destro abbiamo il pulsante di accensione e spegnimento, il bilancione del volume, l'ingresso per la SIM, per la SD. Poi sotto niente e dietro abbiamo appunto qui sotto lo speaker, la telecamera e la fotocamera e il flash LED. Sul lato sinistro pulito, tranne questa davvero genialata, la chiamerei da parte di Huawei, cioè questa sorta di spillino che si estrae da qui, che copre sia il vano per inserire il jack a 3,5 e sia serve per andare a sbloccare, diciamo, gli sportellini per SIM e micro SD. Bene, direi che per quanto riguarda l'unboxing di questo telefono è tutto. Mi lascio qualche giorno per provare il telefono e ci rivediamo e ci risentiamo qui su provacellulari.it per la prova finale. Comunque, davvero un ottimo telefono, sottilissimo, leggerissimo e perlomeno esteticamente uno dei migliori telefoni che io abbia mai avuto modo di toccare. Sì, forse ricorderà un po' l'iPhone come form factor, come colorazione, come anche cromatura, però devo dire ottimo lavoro da parte di Huawei, perlomeno dal punto di vista hardware ed estetico. Poi lo testeremo e lo metteremo alla frusta per vedere se anche dal punto di vista software e di utilizzo è un buon terminale. Alla prossima e ci vediamo sempre qui su provacellulari.it. Grazie.